su un campo tradizionalmente caldo e passionale, arcisatese, audax e castellanzese si dividono equamente partita, un tempo a testa, e risultato, 1-1, che lascia, come spesso accade con il pareggio, tanti rimpianti da ambo le parti. Dedicato, come del resto fatto su tutti i campi, il doveroso omaggio al pilota Marco Simoncelli, le due squadre si danno immediatamente battaglia. Apre l'arcisate al settimo, Gallucci blocca impresa su Antignani. Lanzese pericolosa poco dopo il quarto d'ora, con un colpo di testa di Mazzucchelli, che sulla ribattuta non riesce a spingere il pallone in porta da due passi. Lasciamo alle immagini il compito di provare a spiegarne il motivo. Al ventesimo, arcisatese pericolosa. Pedoia al volo, Gallucci blocca impresa. Il primo tempo si chiude su questa conclusione di Vibrante. Il secondo si apre con quella di Riccardino Colombo. Da questo momento in poi iniziano le emozioni, quelle vere. Al decimo la traversa e Gallucci negano a Antignani il gol su punizione. Il segnale è chiaro, la partita sta per entrare nella fase decisiva. Prova ne è che Mister Rad decide di mettere in campo lo giudice, reduce da un mese di stop. L'ingresso dell'attaccante, combinato con quello di Panzeri qualche minuto prima, regala maggiore profondità alla formazione nero-verde. In campo ora con tre punte di ruolo. A conclusione di una bella azione corale, arriva al 28esimo quello che in passato veniva definito un vero e proprio Eurogol. La bomba di Pires dal limite non lascia scampo al povero De Leo. Un minuto più tardi, De Leo è bravo a contenere la botta di Zumbare. Sul rovesciamento di fronte arriva la conclusione non irresistibile di Bergantin, che pareggia i conti. La castellanzese prova a giocarsi il tutto per tutto, ma né la punizione dal limite di Panzeri né il colpo al volo di Lo Giudice riescono a modificare un risultato che comunque rispetta quanto si è visto in campo.